siano lodati Gesù e Maria. Sempre. Abbiamo ascoltato questo stupendo Vangelo che è il seguito di quello proclamato durante la Santa Messa di ieri. Spero che ricorderete che ieri c'era l'episodio dei discepoli di Emmaus. Ecco, per goderci bene i Vangeli della Risurrezione, noi dobbiamo fare uno sforzo di immedesimarci nella situazione, anche per condividere qualcosa della gioia stralivante che hanno vissuto i primi testimoni della risurrezione, no? Allora, immaginate la scena. Stavano tutti nel cenacolo, tornano i discepoli di Emmaus, erano scene abituali di giorno della risurrezione. Abbiamo visto il Signore risorto. Già a sentire questa cosa, immaginate, insomma, il sussulto, lo stupore, diciamo, del cuore, no? E mentre stavano ancora parlando, arriva Gesù in persona, lo vedono. Qui è bellissimo, da l'annuncio della risurrezione. Pace a voi. Voi sapete che quando la messa la presiede il vescovo, che è il sommo sacerdote, il rappresentante di Cristo, il vescovo non dice all'inizio della messa il Signore sia con voi, come dico io, no, oppure la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Il vescovo quando presiede dice la pace sia con voi. È il saluto di Gesù risorto. Perché se noi stiamo in comunione Dio, sto tranquilli che la prima cosa che compare in maniera profonda e indelebile è la pace. Quella pace dice a Gesù che nessuno te la può togliere, qualunque cosa succede. È proprio un distintivo di coloro che hanno incontrato Gesù risorto. E adesso comincia la scena, questi cominciano a dire, ma stiamo su scherzi a parte? Cioè, immaginate vedere Gesù vivo e dice, ma no, sarà un fantasma, ma sarà lo spirito di Gesù. E allora, capite, Gesù interviene, li incoraggia, dice, ma perché siete turbati? Guardate, sono proprio io. E poi comincia a dire, toccatemi. E questi immaginate che cominciano ad andare intorno a Gesù, immaginate le facce che facevano, no? Guardare, a fare così, dice, ma siamo svegli, stiamo sognando, che questo succede, e lo toccano. E se guardano, dice, ma dico, ma stiamo scherzando? Allora Gesù dice, facciamo una cosa, c'è qualcosa da mangiare? Voi sapete che i risorti, forte che l'altro giorno un bambino mi chiedeva, dice, ma quando saremo risorti che ci mangiamo? Quando siamo risorti non ci mangiamo niente, perché la fame non la sentiamo più. I risorti non hanno bisogno di mangiare, ma possono mangiare, perché hanno un corpo come il nostro. E voi pensate che Gesù, che non ha più bisogno di mangiare, è per aiutare questi qua, si mangia un pezzo di pesce, immaginate quando hanno visto che si mangiava il pesce. Che succede? Ecco, quindi noi dobbiamo cercare di sforzarci in questo, perché cioè questi racconti ci fanno comprendere che la risurrezione è un fatto vero, per quanto a noi possa sembrare, come dire, soprannaturale, strano. E dopo Gesù, bellissimo, che cosa fa? Gli ricorda le parole che lui aveva appena annunciato, dice, guardate, quello che state vedendo, quello che avevo detto prima, cioè tre volte aveva dato gli annunci Gesù, no? Guardate che il figlio dell'uomo deve andare a Gerusalemme, poi lo stato flagelleranno, lo scherniranno, lo metteranno in croce, ma il terzo giorno risusciterà. Capite? Quindi non c'è niente di diverso da quello che avevo detto. E poi vi riporta però, come già i discepoli di Emmaus, apre l'intelligenza delle scritture e le cose scritte nella legge di Mosè e nei profeti dei Salmi. Questa è una cosa importante per noi. Lo dicevamo anche ieri durante l'ultimo incontro biblico. Allora, noi possiamo riconoscere l'azione di Dio anche nella nostra vita, nella Chiesa, nella società, ha una sola condizione, che la nostra fede sia ben formata. Oggi purtroppo il grande problema molto diffuso è che c'è una grandissima ignoranza religiosa, ignoranza in senso etimologico, cioè i contenuti della fede non sono, come dire, percepiti, non sono padroneggiati dalle persone, quindi la fede molte volte è una cosa un po' vaga, non chiara, non molto definita, che sì e no, che c'è, che non c'è. È chiaro che una fede di questo genere non ti consente di vivere una vita di piena comunione e di piena gioia con Dio. Man mano invece che noi ci formiamo attraverso la Sacra Scrittura, attraverso la conoscenza della dottrina della Chiesa, del Magistero della Chiesa, degli scritti dei Santi, delle vite dei Santi, quindi la nostra fede comincia a diventare una cosa ben definita, cioè io so bene le cose in cui credo, so bene quello che Gesù ha fatto, so bene quello che Dio vuole, è chiaro che poi diventa enormemente più facile e
vivere di fede, come scrive San Paolo, in capire e percepire anche l'operato di Dio nella nostra vita, non andare subito in crisi, no? Se vedo molta gente che ha la fede languida, appena succede una cosa brutta, comincia a pensare, ah, allora forse Dio non esiste se succedono queste cose così brutte, perché se esistesse non succederebbero queste cose, i soliti discorsi che si fanno, no? Quando la fede è fondata su una roccia di una solida formazione, vedete come Gesù riporta dentro la Sacra Scrittura, queste cose non succedono, la gioia non può essere mai messa in discussione e la pace non è possibile perderla. Ecco, noi chiediamo a Maria Santissima di sapere tra le cose che raccomanda in tante apparizioni autentiche riconosciute dove ha parlato, è anche una profonda cura alla istruzione religiosa. Lei raccomanda la conversione, ma la conversione è impossibile se non si ha una conoscenza approfondita di Dio, della sua parola, della sua verità e della sua legge. Ecco, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, lei che conosceva benissimo Gesù e tutti i segreti di Dio, a crescere sempre più nella nostra formazione, ad avere una fede sempre più formata per godere in pienezza della gioia e della pace che Gesù risorto porta nei nostri cuori. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sono lodati.